Buongiorno, buongiorno, buon sabato, vi aspetto. Intanto finisco di sistemare il tavolo perché sono arrivata. Sono quasi in anticipo a dire il vero, però ho un po' la sensazione di essere arrivata lunga con le cose da preparare, ma adesso rimediamo. Ah, ecco, mi manca il timbro per dire. Intanto che voi arrivate, io cerco il timbro. Madre mi ha rimesso di nuovo a posto il. Eccolo qua, grazie a te, mi ha di nuovo rimesso a posto il tavolo e. Insomma. Buongiorno. Vi aspetto. Oggi facciamo il progetto di My 12 Days di febbraio. Ho la voce un po' così, sono leggermente, credo, raffreddata. Con questo tempo è difficile non prendere dei colpi di freddo. Un momento fa caldo, un momento fa freddo. Sono un po' in anticipo, sì, tipo 3 minuti. Dai, intanto aspetto che arriviate. Buongiorno, ciao Daria, grazie ancora. Daria ha riadattato le carte per l'Ucraina in formato A4 nel momento in cui io non avrei saputo quando farlo e quindi ci ha soccorso per potervi fornire insomma il formato A4 nel più breve tempo possibile, quindi la ringrazio ancora. Non eri pronta col caffè? Per una volta che riesco ad essere un pochino in anticipo. Io di solito nella vita sono una persona che arriva sempre in anticipo, preferisco aspettare lì piuttosto che arrivare in ritardo. Arrivare in ritardo come dire, mi dà veramente fastidio, mi dà fastidio quando qualcuno arriva in ritardo, è un po' una mancanza di rispetto, quindi cerco di non averla. Ogni tanto sul lavoro faccio fatica, però vabbè. Buongiorno, ho questa vocina strapazzatissima, ma in realtà non sto male, sono solo un po' congestionata. Buongiorno, buon sabato. Oggi facciamo il My 12 Days di febbraio. Domani credo che faremo, boh, provo a improvvisare un mini albumino. Adesso vediamo. Ho collettato un paio di materiali da usare, quindi vediamo. Buongiorno, grazie Daria. Daria è la persona che stresso quando non so fare delle cose per le collezioni, per i timbri, per le fustelle, e quindi chiedo a lei di usare la bacchetta magica. E lo fa sempre. Prendi le tue clienti, trattale bene, fai queste richieste impossibili. Buongiorno. Non avevo pensato inizialmente di farla anche in A4, ma proprio non ci ho pensato nell'urgenza di finire il progetto quanto prima per poterlo rendere acquistabile. Adesso mi sto scrivendo, vi aggiorno, abbiamo raggiunto i 3.000 euro, io sono fantasticamente super felice di questa cosa, era un traguardo che non pensavo che avremmo. Sì, blu, non a caso. sei in fiera, che bello, salutami e bacio a tutte le altre che incontro. L'ho messo dopo il formato A4, Simona, l'ho messo ieri, credo, ieri ad un certo punto della giornata, sto perdendo l'orientamento spazio-temporale con l'affanno di questi giorni, ma appena Nadia me l'ha fornito ho messo il formato A4 che potete scaricare insieme, sono tre file da scaricare, il formato 12x12, il formato A4 e la bonus paper che è praticamente la copertina del prodotto digitale che tanto vi è piaciuto e che ho trasformato in grafica sia nel 12x12 che in A4. Quindi vi trovate la settima carta. Buongiorno. Non sono sempre miei, no. Impronte sta facendo uscire, credo, delle cose nuove, quindi sono particolarmente ingolfati. E ovviamente quando un fornitore è particolarmente ingolfato, tu negozio, non puoi essere che ancora più ingolfato. Buon pomeriggio, adesso che mi rendo conto che non mi è arrivata la notifica, mi rendo sempre di nuovo conto che non ho controllato perché non mi arrivano le notifiche, ma lo farò, ve lo prometto, prima o poi, sooner or later. Lo stesso blu, bello, tre passate, mentre cuocevo i vasetti, mi sono messa lì, ieri sera l'ho tolto, non potevo fare diversamente. La settima carta è sempre all'interno del pacchetto che potete scaricare. Se avete comprato il Digital Pack prima che io caricassi le A4, quindi prima di ieri mattina, vi ho mandato una mail. Ho mandato una mail a tutti da parte di Shop, controllate nello spam. C'erano due file, era tutto insieme. Erano due file che ho mandato con la mail e c'era anche la copertina.
Erano due file distinti, però uno con lo zip della 4 e uno con lo zip dei due formati della bonus paper. Mi sono autobannata po' esse. Può essere, cioè io non lo so cosa ho toccato, boh, cioè, poi andrò a controllare, insomma, sicuramente. Guarda, e comunque se no, sì, nella mail non posso dirgli di andarlo a riscaricare dal tuo account perché essendo stato aggiunto dopo tu vedi sempre solo il primo file, però nella mail ci sono, controllate il shop. Noi in realtà siamo passati da questa settimana sui server di Aruba e tra poco trasferiremo lì anche le mail, quindi spero che passando da Amazon ad Aruba mi diminuisca un pochino la percentuale di spam, perché finiamo nello spam praticamente sempre. Non buono, non va sempre tanto bene. Spero che cambiando, adesso non so quando faremo il trasferimento della posta perché per me è un po' traumatico, devo farmi fare 812.000 backup. Insomma, vediamo un attimo. Con calma, adesso facciamo anche quello. E vi dicevo, mi sono interrotta, scusate, abbiamo raggiunto 3.000 euro. Adesso mi sto parlando con Croce Rossa, ho scritto un paio di mail per capire come muovermi, se fare un unico versamento, quindi aspettare di chiudere, o se posso farne più di uno, se per loro è più pratico, non lo so come funzioni. Ho chiesto, adesso mi hanno iniziato a rispondere, insomma, perché magari io avrei voluto fare già un versamento questo fine settimana, vediamo. Notizie sulla Big, ho chiesto ieri sera, però ho chiesto solo ieri sera al fornitore se erano arrivate, di modo da se erano arrivate a loro, di modo da poter procedere con l'invio di tutto, però l'ho scritto ieri sera, quindi ovviamente non mi hanno ancora risposto. Però lunedì conto di aggiornarvi. T9 è incomprensibile, il T9 non ci vuole bene. Sono contenta che le carte vi siano piaciute, specie perché sono per una buona causa. E, insomma, sono state fatte un po' di corsa, però il pensiero che c'è dietro. Sono orba. Vabbè, l'importante è che tu ce l'abbia. Sono contenta perché abbiamo raccolto una cifra insperata quando ho iniziato questo progetto. È contenta anche la tipografia che ci ha fatto appunto un prezzo di favore per questa piccola collezione, diciamo, per questo prodotto. Quindi, insomma, sono molto felice. Beviamo, va, che ne ho di bisogno. Stamattina avrei voluto bypassare gli ordini, ma poi ce n'erano un'ottantina e non me la sono sentita, quindi ne ho fatti un po', non li ho finiti. Tutto ciò che non è stato evaso oggi verrà evaso lunedì. Scusatemi, verrà evaso lunedì, comprese mail e richieste di spedizione. Non vi preoccupate, da lunedì facciamo tutto. Un po' di brutture, ce ne sono tante, lo dico anche qui per totale trasparenza per chi ha letto i post su Facebook. Purtroppo mi è stato segnalato che questo pacchetto di carte digitali totalmente destinato a raccogliere fondi per l'Ucraina, è stato comprato da qualcuno e liberamente condiviso su alcuni gruppi. Non mi fermo a commentare la bruttura di tutto questo, vi prego di non farlo, anche se ritengo che non ci dovrebbe essere bisogno, non ci dovrebbe essere bisogno di sottolinearlo, ma non è mai bello farlo quando comprate un qualcosa fatto da altri e lo condividete senza che venga pagato il lavoro che è stato fatto, ma in questo caso si tratta di un prodotto destinato alla beneficenza. È veramente orrendo. Punto. Quindi vi prego, se li vedete condivisi in altri gruppi, vi prego di segnalarmelo. Non so se ho voglia di prendermi la briga di perseguire legalmente queste persone, perché sempre di furto si tratta, ma non so se ho voglia di sprecare tempo e ulcere acidi gastrici per queste persone. Ma non è detto che un domani non decida di farlo. Punto. Non mi vedi nitida perché sto giocando con la tazzina e vi ho mandato fuori fuoco. Adesso la smetto. Sì, sarebbe anche reato, esatto, Silvia, cioè lo è assolutamente, lo è assolutamente. Ci tenevo che fosse noto che comunque queste cose hanno le gambe corte, che per fortuna ci sono persone che sanno essere corretti e che quindi segnalano questi eventi, di modo che si sia consci che succede, ma non è che io non sappia che succede, ragazzi. È il motivo per cui quando mi chiedete se farò mai delle carte digitali, adesso a maggior ragione la risposta è no. La mia risposta è sempre stata no. No, perché purtroppo, e lo sappiamo, quando si fa un qualcosa di digitale è un attimo che venga condiviso così.
sprombattuto su più fronti senza che si paghi il dovuto lavoro e senza che si abbia il rispetto, il dovuto rispetto per il lavoro che viene messo dietro alla produzione di qualsivoglia contenuto comunque. Non me lo aspettavo per un qualcosa di destinato alla beneficenza, proprio no. Mi è arrivato un TGV in fronte quando me l'hanno detto. Però succede, succede, purtroppo è successo. Vi prego di segnalarmelo nuovamente laddove doveste averne percezione. Io ho segnalato già tutto al mio legale. Laddove un giorno mi venisse il mal di pancia di voler contestare questa cosa, lo faremo. Perché proprio senza queste carte non si poteva stare, perché 5 euro per una buona causa non si potevano dare, non credo. Non c'è un non ci hanno pensato che tenga, non c'è un la leggerezza che tenga. Qualcuno, Paola, forse diceva l'hanno fatto con leggerezza, può essere, non è una scusante, però io condanno fortemente questo tipo di gesti, in particolar modo per una roba che serve a questo, cioè c'è gente che ha comprato 10 pacchetti per poterli regalare. Non lo farò mai, Francesca, metterla in digitale per questo motivo, perché il lavoro che c'è dietro all'uscita di una collezione, sebbene io non disegni, ma io compro delle grafiche con uso commerciale, quindi investo dei soldi, le lavoro, mi faccio aiutare in caso non sappia fare delle cose, le mando in produzione, faccio fare abbellimenti, coinvolgo fornitori, miliardi di fornitori, faccio fare, le contestualizzo, le racconto, ci racconto una storia, che poi questo lavoro venga distribuito così gratuitamente è veramente una gran mancanza di rispetto. Ma ragazze, capita tutti i giorni. Quante fustelle vedo scorrendo la bacheca di Facebook che arrivano palesemente da AliExpress e 99 su 100 sono copie di fustelle prodotti di marchi famosi, Moda Scrap, Rita, tanti hanno avuto i loro prodotti contraffatti in questo modo ed è reato, innanzitutto. E va avanti perché c'è chi compra. È una cosa, certo, Rosa, assolutamente una cosa da non fare mai, sono assolutamente d'accordo, ma siccome so che succede, perché comunque all'interno della popolazione che ci segue c'è comunque sempre qualcuno di scorretto, è il motivo per cui io non ho mai fatto prodotti in vendita digitali. Ora, con un prodotto destinato alla beneficenza, mai più pensavo che potesse succedere una cosa del genere, mai più. Perché se non si hanno 5 euro da destinare in beneficenza, io non faccio i conti in tasca a nessuno, puoi anche non averli, puoi decidere di darli in altro modo e va benissimo, ma non sporchi una cosa così, cioè non hai veramente bisogno di quelle carte. Cioè, io se non mi posso comprare una borsa di Gucci, non me la compro, mi è stato insegnato. E dove non ci è stato insegnato dai nostri genitori dovrebbe prevalere il buon senso, l'educazione civica, il rispetto della legalità, per esempio, dovrebbe prevalere quello e purtroppo non prevale. È un sito di contraffazione per eccellenza, sì, purtroppo sì, tantissime cose sono contraffatte. D'altro canto, ragazze, come potete pensare che una fustella costi veramente 1 euro? Costa 1 euro perché la qualità non è la stessa di quella che pagate ai brand che le vendono ad un prezzo normale e sono prodotte da gente che non investe in creatori di contenuto. E quindi ovviamente prende dei disegni che sono già fatti, non ha un designer che li mette insieme, li quadra, li prova. Non investono in pubblicità, non hanno un packaging, vi arrivano in bustine squalidissime che sono molto peggio di quelle che si rompono in mano a noi, e però su quelle non si fiata, mentre se da noi arriva una confezione leggermente danneggiata, c'è chi è in grado di fare casino anche per quello. E non investono in pubblicità, non investono in social media, non creano contenuti, non vi fanno vedere tutorial, non investono in fiere di settore, non investono in prodotti e sponsorizzazioni che sono atte a promuovere questo hobby. È ovvio che poi i costi vivi si riducono tantissimo. Vabbè, spariti i vasi dal cimitero, mamma mia. La release il giorno dopo, mamma mia. Mamma mia, e dire che, bah, guardate, non dico più niente, ragazze, ci sono su AliExpress queste copie perché c'è qualcuno che le compra, perché se si smettesse tutti di comprarle, nessuno le farebbe, perché vi assicuro che questa, perché anche io non bisogna fare di tutto l'erba un fascio, io ho dei fornitori cinesi che sono super performanti e super professionali, quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, come in Italia non siamo tutti mafiosi, ecco, cioè no.
che dire. Quindi in Cina non sono tutti così, ma se lo producono è perché ne hanno un ritorno economico, perché c'è chi li compra, appunto. Punto. Cioè, ed è tutta lì la catena del ciclo alimentare, cioè è economicamente facilmente ricostruibile e socialmente deprecabile, ma è così, cioè si alimenta da solo perché c'è chi compra e chi anche lo fa con orgoglio, vi dirò. E quindi vabbè, al cimitero rubano di tutto, mamma mia. Sì, se non hai 5 euro per, non ne hai per, neanche per altro, esatto, esattamente. Che non vuol dire che, cioè, va bene, nel senso, ognuno dona quello che può, se può, se è nella condizione di donare, se non è nella condizione di donare non è necessario, ma quelli che possono, secondo me era il caso di fare qualcosa, che non era certo condividere le carte, così, così. Ma infatti, cioè, io vi dico, ho dei fornitori cinesi, non raccontiamoci storie, tutti gli abbellimenti sono fatti in Cina, ragazze. Io l'unica cosa che riesco a far fare in Europa sono i die cut. Tutto il resto è fatto, gli abbellimenti sono fatti in Cina, le carte sono stampate qui in Italia, i timbri sono fatti in Inghilterra, tutto il resto è fatto in Cina. In Europa non c'è questa tecnologia che ci possa dare la possibilità di vendere, di farli uno e di venderli a un prezzo decente. Ma non sono tutti così i fornitori cinesi, assolutissimamente. Sono persone super corrette. Cioè, a me è capitato di pagare per intero un prodotto, il fornitore mi ha detto: è venuto male, io non te lo vendo. Cioè, ragazze, è tanta roba. Purtroppo, le persone scorrette sono equidistribuite. Cosa ci vogliamo fare? Sia già beneficenza, forse non pensano affatto, Susanna. Non so, io per queste cose sono molto tranchant, non intravedo nessun tipo di potenziale scusante, non si fa, appunto. Esatto, queste cose si sanno, comunque è palese, è ovvio che se compri un qualcosa che costa N, poi non puoi ridarlo in giro, cioè non è un bene fisico che compri un pad di carta e lo regali a qualcun altro, è una cosa, no? Cioè assolutissimamente purtroppo replicabile. Il rame hanno rubato, mamma mia, ma che tristezza infinita. Sì, quindi di cosa ci sorprendiamo? Cioè, ci sorprendiamo per un pad di carta. Non avrei pensato, su questo sono stata veramente molto ingenua, ma ciò non toglie che sono contenta di averlo fatto e rimangono così, cioè rimangono digitali. Non avrei pensato che per un prodotto destinato alla beneficenza sarebbe stato fatto. Pensavo che ci si potesse, non dico mettere una mano sul cuore, ma essere esseri umani pensanti e ragionevoli, insomma, invece no. Vabbè. Per fortuna, invece, ce ne sono tanti altri. Che invece hanno assolutamente una morale e rispettano quello che è il messaggio che c'è dietro e il lavoro degli altri. Per fortuna, ragazzi, abbiamo raccolto quasi 3.000 euro. Prendiamo il buono di quello e andiamo avanti. La mia idea è, adesso mi sto appunto sentendo con Croce Rossa per capire come gestirli, se preferiscono che io raccolga tutto e poi faccia un unico versamento, anche se mi premeva iniziare a versare il prima possibile, visto che poi abbiamo un importo abbastanza considerevole. Vediamo che cosa mi dicono. L'idea è che le carte stampate rimarranno un prodotto da devolvere, il cui ricavato, scusate, mi verrà devoluto in beneficenza ancora, vi direi, per una quindicina di giorni, 10-15 giorni. Dopodiché quelle verranno mantenute come prodotto in negozio, se qualcuno le vorrà ancora comprare, e il prodotto digitale rimarrà sempre lì e ogni tot colletterò quello che viene. Spero che non ce ne sia bisogno ancora per tanto, però insomma quello lì rimarrà digitale nonostante il brutto, quindi prendiamo. Chieda scusa. Paola, io credo che, boh, non lo so. Non lo so neanche se la voglio una persona così in questo gruppo. Non lo so se, cioè, non lo so neanche se li voglio clienti così, capito? Ha scritto aggiornamenti, non ho visto. Tutto bene, Erika? La seguo sempre, ma oggi non ho ancora visto perché sono stata tutto il giorno qui a fare gli ordini e quindi non, e poi mi sono messa a preparare questo, quindi non ho proprio visto. Spero che sia tutto ok. Per quanto sta bene. Ok, va bene. Va bene. Il concetto di
Guardate, io sono consapevole che queste cose succedono, motivo per cui non ho mai fatto le carte digitali e purtroppo, ragazze, non le farò mai perché il mio lavoro merita di essere, non sarà perfetto, ma merita di essere pagato esattamente come il lavoro di chi va in ufficio tutti i giorni e non è che un giorno il capo, non è che un giorno il capo arriva e dice: "Senti, c'è questo mese, non ti pago, facciamo gratis?" Non funziona così. E io non so chi siano queste persone perché mi è stata fatta una segnalazione, ma non so chi siano. Potrei scoprirlo, ma non so neanche se mi interessa. Prendiamo il bello. E appena devono vanno nei banchi. Allora, ragazzi, proviamo a portare un po' di colore. Prendiamo il bello, prendiamo il fatto che abbiamo veramente raccolto una cifra importante nel nostro piccolo. Per quello che era una donazione di 5 euro, ne sono state fatte tante. In più ci sono le carte. Insomma, in più ci sono le carte, quindi a furia di 1,50 euro di un singolo foglio di carta e 5 euro del pacchetto digitale abbiamo fatto 3.000 euro. Quindi, insomma, e vi dirò, inizialmente l'idea era di trattenere quantomeno le commissioni di PayPal, ho poi deciso di girare in toto il lordo del ricavato perché mi sembrava giusto dare un contributo un pochino più consistente, quindi lo gireremo tutto. Vi metterò la beneficenza. Generalmente non si va a sbandierare in giro, però visto che questo è un qualcosa che abbiamo fatto tutti insieme, lo condividerò non come motivo di fregio o quanto sono stata brava, ma per dire: guardate, insieme abbiamo fatto questo. Che sia poi una gocciolina nell'oceano va bene, però l'abbiamo fatto tutti insieme. Simone, io spero che non siano frequentatori, cioè faccio fatica a pensare che siano frequentatori del gruppo. Boh, beneficenza, capito? Ma boh, ma farsi furbi una volta, no? Spero che abbiano letto la sequela di commenti e lo schifo generale, che magari ci ripensino una seconda volta prima di rifare una cosa così. Però da che mondo è mondo si passano i file, no? Quindi vi prego, non chiedetemi più di fare le mie carte digitali, perché non lo farò mai. Capitemi, vi prego. Allora, proviamo a portare un po' di colore. Portiamo colore. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi prendiamo in mano il My Twill Tales di febbraio. Non che io a febbraio abbia avuto questa vita super movimentata, ma qualche fotina ce l'ho, ne ho qui un paio. Ci sono ovviamente sempre i miei micini. E l'altro giorno, quando sono andata a fare la spesa, ho trovato questa coccinella. L'ho preso come un buon segno. Stolta me, però l'ho fotografata e mi faceva piacere averla nei Tales. Questa è una cena di febbraio. Questa è la mia piccina, sempre più infeltrita. Qui c'è Sirius che si mangia una limetta. Non so perché gli piacciono tantissimo le limette e cosa dobbiamo fare. Mi ruba il divisore delle dita dei piedi per mettere lo smalto. Avete presente? Lo tira fuori dalla scatola della macchina per lo smalto e se lo porta in giro per tutto il salotto. È tutto contento. Ah beh, eliminarlo dal gruppo quantomeno sì, no, io ringrazio chi me l'ha segnalato, le persone che mi hanno fatto questa segnalazione e ripeto, segnalatemelo ancora. Non so se una volta che adesso non ho voglia di prendermi questo mal di pancia perché penso che ci siano cose più importanti che non stare a perseguire questi cretini. Fatemelo dire, poi ci sarà chi dice che non mi posso permettere di, ma ve lo dico proprio, siete dei ladri, quindi siccome questa è oggettiva legge, lo dico, ladri. Poi se qualcuno mi scriverà che non me lo posso permettere di dire, ne discuteremo nelle sedi opportune. Comunque, non so se ho voglia di perdere tempo per queste persone, c'è talmente tanto da fare che forse non ha senso, che il bruttume va ignorato. Io spero che prima o poi arrivi, sai, no, l'epifania. Allora, dunque, un gatto che si lima le unghie. Ma sì, le amano tutte e due, si lima i denti, le unghie, vabbè. Allora, vi faccio vedere prima qua il My Twill Tales di gennaio. Ci potrebbe stare tutta la denuncia per furto, sì. E che è già un periodo pesante. Sono anche uscita dal negozio per andare dal dentista perché a furia di mangiarmi le caramelle, Paola, quelle rosa, mi si è spaccato un dente. Sì, ci sono tutte, Chiara. Ci sono tutte, Chiara. Guarda, sono arrivate, me le hanno portate ieri sera, quindi le trovi anche disponibili. Cerca Ucraina, Ucraine, scritto col UKR. Non mi hanno detto i nomi di queste persone e va bene così. Cioè, non voglio neanche, forse non voglio neanche saperlo. Devo togliere l'etichetta della copertina, certo, non ho fatto in tempo.
È stato un mese impegnativo, mi perdonate. È stato un mese pesante, sto finendo di preparare la collezione della scuola e sono terribilmente in ritardo. Terribilmente. Allora, qui c'è la copertina perché ovviamente ho iniziato un nuovo binder e quindi ci voleva una copertina, quindi abbiamo sfruttato a pieno un sacco di materiale. Hanno condiviso il pacchetto, sì. Così mi hanno detto, insomma, quindi. Ma vabbè, non dico più niente. Guardiamo le cose belle. Questo è il mio gennaio. Allora, da quest'anno ho deciso di fare due pagine, quindi ho più spazio per le foto e ho anche lo spazio per due foto più grandi. Adesso faccio la stessa cosa per febbraio. Ah, qui dentro, ma il pannellino, giusto, me ne stavo quasi dimenticando, ragazzi. E poi facciamo anche il pannellino. Allora, sì, un appiccichino, pensavo di creare una specie di targhetta. Appena un attimo di tempo lo faccio. Lo so che vi dico sempre così, anche il Midori l'ho abbandonato lì, ma come dire, la mole di lavoro è sempre piuttosto importante, non riesco mai a starci dietro. Allora, tiriamo fuori il kit. Io il kit ce l'avevo un po' diviso, qui ci sono i timbri, qui ci sono le tre carte, l'ho tirato fuori, dovrei aver preso tutto e se non avessi preso tutto, poi lo tiriamo fuori. Qua. Poi ho le tre strisce in tinta unita. Poi ho il washi, adesso io ho tagliato tutto, il washi, le paillette. Qui ci sono i due fogli di ritagliabili che ho ritagliato tutti prima, subito dopo mangiare, subito dopo aver mangiato. E qui ci sono gli enamel. Scusate, sono già un po' usati, ma. E qui ci sono questo non c'entra niente. Qui ci sono i die cut. Nel pacchettino trovate insieme gennaio e febbraio. Io qui avevo separato febbraio e qui ci sono i paffi. Qui ce n'è un pacchetto intero e qui ci sono dei rimasugli. Magari me la cavo senza aprire il pacchetto intero. Allora, e qui c'è la bustina che occupava, che teneva gli abbellimenti. Adesso vediamo poi che cosa farci con questa bustina. Mi piace tantissimo, quindi sicuramente ci vorrò fare qualcosa. Adesso appoggio queste cose qui sulla sedia. E intanto tagliamo le foto. Sì, le caramelle, Madosca. Talmente tante, ne ho mangiate evidentemente che mi sono spaccata un dente. Tutto bene. Vabbè, non vi dico niente. No, no, si è stato proprio condiviso il contenuto. Però, ragazze, cioè queste cose succedono all'ordine del giorno con tutti i contenuti digitali. La sorpresa è che lo si faccia anche per una cosa come un qualcosa che va in beneficenza, che è proprio un pochino povero d'animo, no? Per non dire di più, per non dire di peggio. Allora, tagliamo tutte le fotine. Quella l'ho tagliata un po' troppo. Il cuore adesso io pensavo di tagliarlo a metà. Vediamo, eh. Devo fare due pagine. Cioè, voglio fare due pagine. Così, e qui ci sono le mie sei fotine piccole, poi vediamo se usarle tutte, insomma. Veramente la cucchiaiate. Io additate un tempo, era fantastico, però se lo faccio adesso non dormo più per 15 giorni. Ok, allora. Sì, è sciacallaggio, furto, per dirne una, però ragazze, guardiamo il ho ritenuto di doverlo dire perché c'è gente che ha comprato 2, 5, 10 pacchetti. Che siamo tutti scemi noi, vero? C'è un po' il pensiero è quello. Susanna diceva si credono più furbi degli altri. Invece. Vabbè, allora, tagliamo la cimosa dalle tre carte. Oh, dalla fiera di Bergamo, Giusy, com'è la fiera? Tommaso mi ha detto che c'è parecchia gente, che c'è parecchio movimento. Allora, vediamo un po' di tagliare. Questa qui è 12, che così togliamo via la cimosa. Il più possibile. Così. Anche questa. Così. E l'effetto legno. Io devo ricavare due pagine 8 pollici e mezzo per 11.
che è la misura della 4 americano, che è la misura con cui io sto facendo i layout già da qualche anno. Quest'anno ne faccio due che si specchiano. Allora, una parte sarà sempre, sarà questa, senz'altro. Vorrei mettere una metà del cuore, potrei anche dividere il cuore a metà sulle due pagine, in realtà. Facciamo così. Allora, 8,5. La taglio comunque tutta, perché non so ancora di preciso a che punto incollerò, quindi voglio essere tranquilla di avere carta a sufficienza e di non fare cretinate. Per 11. Brava Jenny, ognuno fa quello che può, cioè che brava, anch'io l'ho detta tante volte quella parola quando me l'hanno detta questa cosa. Allora, io dividerei innanzitutto il cuore a metà, ci tagliamo anche il fiore che fa un po' male al cuore. Sì, dobbiamo per forza. Una cosa che si potrebbe fare, ma non lo farò, perché l'idea... sto pensando di farci dei timbri perché me l'avete chiesto in tanti. Datemi solo il tempo di organizzare le robe. Però sì, me l'avete chiesto in tanti, quindi lo farò. Non so dirvi di preciso quando, perché adesso ho dato la priorità alla collezione... Vabbè, la matrimonio è già finita. A quella scuola, perché altrimenti non aveva più senso e rimandavo di nuovo a settembre. Insomma, è un anno che rimando così. Un certo disagio. Ma io, cioè, sembra che il Covid sia sparito, no? Con questa cosa della guerra. Io credo che con la mascherina adesso possiamo tranquillamente pensare di andare in fiera. Se siamo, cioè, Tommaso mi raccontava che sono molto distanziati, sono molto attenti, insomma, che hanno suddiviso gli spazi in maniera diversa. Quindi, insomma, Giovanna, non stai bene? Oh, mi spiace. Allora, vi dicevo, una cosa che si può fare è tagliare qui. Io non lo farò perché gli esempi che faccio sono sempre esempi che faccio utilizzando solo quello che c'è nel kit e nient'altro. Ma se voleste fare una cosa del genere, secondo me è molto bella, si può tagliare a metà e si può poi prendere un secondo foglio di questa carta e ritagliare questo fiore e metterlo spessorato. Quindi io adesso lo taglio a metà senza pensarci. Non guardate, via. Si entra senza mascherina? Are you serious? Davvero? Ma davvero? Ho visto le foto di Tommaso con la mascherina. Allora, portiamola intanto a 11. Così. Tagliando la parte bianca. E potrei anche tagliare questa parte qui, in modo da sfilarla con uno zinzinello in più. No, ci sono, non l'ho bloccato, non, per colpa di qualcuno non blocco sicuramente questa esigenza, questa raccolta di fondi, quindi le trovate sul sito. Se cercate Ucraina, con la K Ucraine, le trovate subito. Allora, qui metterei una strisciolina di verde, qui di fianco, per dare un pochino di stacco tra una carta e l'altra, poi qui disporrei delle foto. Allora, questa strisciolina qua, non butto via niente perché sto utilizzando tanto materiale, quindi ho un po' paura di buttare via le cose. Allora, potrebbe essere una strisciolina di rosa o... Ma ci vuole mascherina? Ah, il Green Pass, ok. Che taglio al cuore? È Tiziana, boh, non avete sentito male? Io non ho sentito dolore, spero neanche voi. Fatemi sapere. Allora, io metterei una striscettina di verde, che potrebbe anche solo essere, ma tipo 1,5 cm, niente di trascendentale. E potrebbe essere una cosa, vabbè, ovviamente va portato a 11 pollici anche questo, quindi ne tagliamo un pollice. Guardate, potrebbe essere così. Vedete come salta fuori subito? Questo si potrebbe anche spessorare e incollare in risalto, tanto posso farlo, insomma, ho ampi spazi lì. Allora, iniziamo a fare questa cosa qui, che così almeno... Allora, questo lo incollo così com'è.
Ah, meno male che non stiamo. Guarda, l'unica cosa che mi consola è che quantomeno, anche se ci sono ancora tante persone malate, è che non è più così virulento come un tempo, perché il sacchetto di carta ce l'hai vicino. Spero che tu non ne abbia bisogno. Mi fate morire. Ok. Una cosa che racconto sempre, che sicuramente ho già anche detto, è che quando lavoravo in ufficio. Quando mi dicono che strappare non va bene, che si è fatto un errore, assolutamente irrecuperabile, racconto sempre questo episodio, che un tempo in azienda ho strappato degli assegni. No, non c'è. Ah, non c'è un modo per evitare, c'è il buon senso e non sempre funziona. Che un tempo ho strappato degli assegni, dicevo. Al tempo, si parla di tantissimi anni fa, arrivavano questi assegni in filiale da distribuire a corsisti, dipendenti, e io svuoto la busta e poi strappo la busta per buttarla via. Quando strappo la busta oppone un po' troppa resistenza per i miei gusti, perché c'erano ancora degli assegni dentro, tre. E vabbè, quindi voglio dire, superato quello, si supera la qualunque. Quindi strappare una carta, di proposito, poi tra l'altro. Ok, e questa è una parte. Adesso devo ragionare su come fare la seconda parte. Allora, potrei semplicemente riunire questo, tagliando da qui la parte in più, oppure potrei decidere di sfruttare questa parte qua, bianca, di modo da avere quanto più spazio possibile per le foto. Stone, hai ragione, però è blu, Marianna. Non avevo quello giallo, altrimenti avrei messo. Avrei messo quello. Allora, tagliamo da qui. Poi se sbaglio prenderò un altro pezzo di carta. Allora, 8 pollici e mezzo. Ups. 8 pollici e mezzo in qua. Mi arriva qui, che è perfetto perché questo qui lo vorrei ritagliare. E qui lo portiamo a 11. Così. Quindi uno vicino all'altro avremmo questa cosa qui. Potrei ritagliare il cuore, il fiore, il fiore è un pezzettino di foglie, quindi rovinare la carta. Però avrei questa continuità. Potrei anche ritagliarlo tutto e vedere se usarlo poi tutto. Vietata condivisione. Ma solo d'uso personale. Sì, si può scrivere, ma è palese anche se non è indicato che un contenuto che tu compri non è distribuibile. Poi è un po' come dire non mettete il bambino in lavastoviglie, uguale. Allora, fatemi fare queste due cosine qua, così intanto mi rilasso anche un attimo, poi mettiamo le foto, tanto il metal taste è piuttosto veloce da fare. Allora, le forbici io le avevo riportate insieme alla taglierina. Ho solo queste, ma non sono quelle giuste. Ah, me ne vai a prendere un secondo. Intanto vi faccio vedere uno spoiler. Allora, la collezione matrimonio sarà una collezione piuttosto da modica quantità dell'altro. È vero. La collezione matrimonio di Comptoir du Scrap, devo vedere perché non ce l'abbiamo come fornitore. Sì, anche le Rosanna, anche le carte stampate per ora, tutto il ricavato va in beneficenza. Siamo arrivati già a 3.000 euro l'ultima volta che ho guardato un paio d'ore fa, assolutamente. Allora, la collezione matrimonio sarà una collezione molto ricca. Cerco di elencarvi quello che avrà. Un pad da 12 carte, un pad da 6 carte in tinta con dei legni che si sposano, legni freddi come colori che si sposano bene con la collezione. Avrà vellum acetato, carte da rivestimento, avrà i timbri, una fustella dei timbri, gli enamel, gli ephemera, i puffy stickers, i chipboard, i buttons e avrà anche i rabbon. Ho fatto fare anche due sigilli per la cera lacca. E ho fatto questa richiesta al mio fornitore. Vorrei il sigillo, solo il timbro e a parte una serie di manici. Questo perché chi ha fatto la Fidelity quest'anno ha già il manico. E
e quindi non serviva, e visto che sono svitabili e riavitabili mi sembrava carino. Sto cominciando a pensare di non parlare più bene l'italiano, cioè l'inglese, perché quello che mi è arrivato è questo, più 200 manici a parte. Quindi li smonteremo, portate pazienza, e vi arriverà questo all'interno di un sacchettino, di una delle nostre bustine. Questo è uno dei sigilli. L'ho provato poco fa. E quindi li smonteremo, portate pazienza, non avranno una nostra bustina con la zip come packaging, e quindi vabbè, e questo è il risultato. Sono innamorata. Adesso vi faccio vedere anche l'altro ovviamente, anche lui, il manico. Avrò tipo questi 700 manici in casa, poi cosa ci posso fare con tutti questi manici non lo so, però anche si svitano, ne faremo altri. E questo è l'altro io lo trovo meraviglioso, me lo dico da sola, brava che l'hai fatto fare, brava brava. Di scorta, Erika, sì, ne ho 800, potrei non rimanere senza. La risposta del fornitore è stato: vabbè, ma i manici tanto li puoi sempre vendere a parte. Sì, ho capito. Comunque sono molto belli, quindi gli perdoniamo questa caduta di comprensione. Qui ci ho messo il dito sopra, ovviamente. I manici sono, sì, come il sigillo della Fidelity, sono azzurri, sono del mio azzurro. Li ho fatti fare apposta, adesso ne ho una quantità infinita, mai più senza. Perché, Paola, in realtà io volevo vendervi solo questo, che costa meno del sigillo, chiaramente. Perché chi ha fatto la Fidelity ha già il sigillo della Fidelity. Il sigillo della Fidelity è uguale identico. Se voi svitate il manico, conservate in una bustina il sigillo, potete usare tutti gli altri sigilli con un unico manico, senza dover stare a ricomprare i manici. I manici, ma io li avevo già anche comprati i manici a parte, no, adesso ne ho tipo 700 in più. Ma no, ma mi dispiace, è una release super super ricca, a lasciare anche il costo del manico mi sembra veramente che non abbia senso. Comunque volevo farveli vedere perché sono carini. Ma Sara, il Corriere non c'è più aggiornato, non ti sposi? Io mi sposo con Sirius, metterò le foto di Sirius quando faccio... Certo, i sigilli di Natale, assolutamente, mi piacciono molto, quindi non è detto che non, magari non per tutte le release ha senso fare un sigillo, per quello della scuola non l'ho pensato, per esempio. Per i prossimi 100 anni, esatto. Sì, brava, hanno uguale, tipo il camaleonte. Solo che qua mi ero spiegata. Allora, le forbici, ritagliamo prima questo, mia cinquantezza. Guardate, no words. Mi sembravano un po' grandi le scatole in cui mi sono arrivate. Dicevo, boh, che strano, cioè, i sigilli sono piccini, non dovrebbero. Certo, perché c'è i manici. Per la scuola non ho fatto fare il sigillo, ovviamente secondo me non aveva tanto senso, però sicuramente a Natale si presta benissimo, poi vediamo con tutto quello che faremo uscire in mezzo. Tornava senza svitare, ti dici. Ma lo metterò in vendita anche col manico, però ragazze, quando faccio i bundle mi sembrava di potervi far risparmiare un pochino, cioè, togliendo il discorso del manico, che non ha veramente senso. Forse sto perdendo grip nell'uso dell'inglese, non lo so. Tu vuoi completo? È perché comunque il manico di suo, i suoi 4 euro, 4,50 euro cuba nel complesso del costo, quindi avendone fatti due mi sono detta vabbè. E poi ci sarà anche una scatolina che non farà parte dei bundle o cosa, ma che è perfetta con la collezione matrimonio, quindi c'è una release ricca. Il secondo, uno è la torta di nozze, che è quella che c'è della collezione, e l'altra sono gli abiti da matrimonio con l'appendino. Aspetta se riesco a metterli a fuoco. Vedi? Sono perfetti per le partecipazioni. I disegnini, Paola, la prossima volta. Io li trovo bellissimi. Il pane tostato imburrato, più burro a parte, certo.
Un manico comunque alla fine sui 4 euro 4,50 euro costa, quindi ne ho fatti due, cioè sono 9 euro, 8,59 euro, che come niente si potevano risparmiare. Smarrire il sigillo senza io sono brava a smarrire con o senza manico, quindi insomma sotto lenti, quindi insomma non ce ne approfittiamo, però non era esattamente previsto così. Ma ragazze, se me ne andasse una dritta, cresime e comunioni, magari ci penso. Guarda, vediamo quanto piacciono questi, perché l'altro è un sigillo destinato alla Fidelity, quindi ovviamente l'ho regalato a tutti. Vediamo se piacciono. Avevo qui i prototipi delle scatoline, le due scatoline nuove, mamma, che erano qua in violetto, che hai rifatto, hai sistemato il tavolo nella vetrina. Addios, ritagliamo il fiore e poi decidiamo che cosa farci. Mettiamo le foto. Oggi me la prendo con calma, ragazzi, è stata una settimanina intensa, quindi ce la ciacciariamo un po'. I miei giorni quando arriva il pacco, ok, sono curiosa. No, lo dico perché Sara ha ricevuto l'ultimo pacco con un messaggio amoroso, cioè con una dichiarazione, dei cuoricini. Caramba. Paola, dovrò fare un bundle con la costella del timbro o un bundle senza costella, che solitamente è quello che è la discrimine più grande. Se mi metto a fare altri tipi di bundle, chi lavora con me mi si dimette seduta stante. E qui tranciamo via così. Voilà. Adesso non so se userò tutto questo fiore qua, però intanto vorrei ritagliarlo, perché anche solo un pezzo e due foglioline secondo me le vorrei usare, però visto che non lo so ancora preferisco ritagliare tutto bene così. E me deve essere usato con il buono del compleanno, ma intendi un buono regalo o il codice sconto? Il codice sconto vale su un unico ordine. Se ti hanno regalato un buono, lo puoi usare su quanti ordini vuoi fino a che non finisce il buono. Adesso vi faccio vedere le scatoline. La maestra che mette il video. Questa parte qua. Così. Prendiamo qui. Sicuramente queste foglie così alte non le metto, perché sennò non c'è spazio per le foto, tipo. Così. Poi quelle foglie lì, volendo, le posso sempre recuperare. Ok, sapete che mi piacciono gli svolazzi. Allora, queste sono le fustelle che arriveranno tutte e due ad aprile. Questa qui è quella che avevo pensato per Pasqua, che arriverà tardi. È una prova fatta con una carta di recupero, quindi dietro è stampata con una roba che non c'entra niente. La fustella da sola è così, sono due tagli, e questa è il coperchietto su cui si può fare, c'è anche una fustella che fa la finestrella, e il coperchietto per tenere chiuso o per timbrare qualcosa si aggancia qua e qua, poi ve la farò vedere meglio quando arriva. E quella che secondo me è adatta alle cerimonie è questa, è piccolina, è un unico taglio, un taglio, il regalo lo puoi usare quante volte vuoi, è un unico taglio. È piccolina, ci stanno i confetti, ci sta un piccolo regalino e carta di recupero, vedete? Questa io la trovo adorabile, però non la metto nel bando, chi la vuole la compra, perché altrimenti diventa veramente una collezione infinita. Allora, noi saremmo qua così, però abbiamo veramente troppe cose. Allora, però solo il fiore, magari questa fogliolina qui lo possiamo tenere. Dunque, se hai rifatto la Fidelity adesso non c'è più lo sconto del compleanno, ma ci sono due codici sconto da usare, uno o due a seconda della Fidelity che avete fatto. Trovate tutto nel PDF della Fidelity. Un piccolo video, aspetta Paola che ho perso, abbiate pazienza. Ma va bene, le fustelle arriveranno, queste scatoline, tutte e due ad aprile.
speravo un po' prima, ma ne la fanno. Scusate, ho bevuto. Ciao Giorgia. Allora, mettiamo le foto, così decido dove mettere cosa. Questi non li ho ancora attaccati, quindi tutto sommato è ancora abbastanza clean and simple. Mettiamo un secondo le foto. Allora, dunque, ho queste piccine e due grandi. Allora, sì, farei queste piccine in verde. Quindi mi taglio una striscia da 5. T-shirt nuova, ho scritto venerdì, ieri, sto aspettando che mi diano un riscontro, ma quando ho scritto era già fuori orario d'ufficio, sono riuscita a scrivere solo tardi, quindi non mi hanno risposto. L'immagino sommersi da Big Shot, perché la silhouette 3 e la 4, sai che non so darti le specifiche esatte, dobbiamo chiedere al bottalico, perché io ho la 4 e non l'ho mai aperta, cioè l'ho tirata fuori dalla scatola, non l'ho mai accesa, era nei miei buoni propositi e ho fallito. 3, 4, 5 e l'ultima 6. Volendo ci stanno tutte quante. Vediamo come se le metterò. Sono due scatoline, Paola, guarda, sono queste due qua. Voilà. Chi non ha ancora rinnovato la Fidelity nuova e non ha usato il codice sconto può usarlo. Non le vendevano, adesso solo vedere che esiste. Ma perché in realtà credo che siano arrivate in pochissimi, a pochissime linee di distribuzione. A tutti i miei fornitori non è arrivata. Allora, altrimenti ce l'avrei. Tagliamo anche le mattature per le due foto grandi. Le due foto grandi sono 7 x 7,5 x 10. Ok, quindi mi taglio da qui, potrei anche stringerlo un pochino, sì, facciamo che tolgo un mezzo centimetro di qua, le faccio diventare 9,5, questo è il mio tatone, 9,5 anche di qua, così spreco meno carta perché facendo due pagine, e quindi qui mi diventa 8 perché la foto è circa 7,5. In realtà sarà 7, non 7,5, infatti, quindi posso accorciarle. Questa va quasi bene, questa in realtà un mezzo millimetrino in meno. Così. Allora, io adesso le incollo tutte, poi vediamo se usarle tutte o in parte. Iniziamo a creare la disposizione, poi così mi rendo bene conto se attaccare tutto, cosa attaccare, perché poi ci dobbiamo avere il momento attacchini, insomma. Cricatto la cameo, lo chiedo a chi le ha provate entrambe. Io a fatica ho acceso la cameo, io lo trovo poco user friendly, nel senso che devi stare lì e studiarti bene il software. Quando una volta che hai padronanza del software ci puoi fare grandi cose, senz'altro. È un taglio diverso quello del plotter rispetto a quello della cameo. No, non sono a parte queste scatoline, non c'entrano niente con il kit. L'abbonamento è sempre l'animaletto. E i prossimi saranno l'elefantino e il leoncino. Quelli del prossimo, qui devo rifilarli. Quelli di maggio-giugno. Poi a luglio-agosto avremo lo struzzo e la rana. Vero, Tiziana, è bizzarro che lo si chieda a me. Tenerezza. Non mi hanno mai sentita dire che era uno dei miei buoni propositi quello di accendere la camera, e che non ce l'ho mai fatta in tutto l'anno. Io un video sulla silhouette, veramente, Rosa. Posso farti vedere come la spolvero? Che non la spolvero neanche, no. Come tirarla fuori dalla scatola? Posso farti vedere queste cose qui? Se vuoi, deve essere... Tommaso aveva fatto una demo per noi nel 2020... Chissà se la riesco a ripescare per farvi vedere da chi ne sa, cioè non da me, ovviamente. Quando l'accendi, che me lo dicono in tanti, io non sono particolarmente paziente, quindi già litigo con Illustrator in continuazione, tu sei al contrario, già litigo con Illustrator in continuazione
e più adatta. È un investimento per chi ci lavora, perché ha un costo anche diverso. Io la Cricut non ho mai... ci va il botto, assolutissimamente sì. Tenerezza Rosa che mi dice, ci fai un video sulla camicia? Sì, su come spolverarla, su come tirarla fuori dalla scatola, quello lo posso fare. La 1003, prendi l'ultima della selfie. Sì, sì. Voilà. Eccolo qua. Allora, iniziamo a vedere come disporre tutto questo popò di foto. Allora, abbiamo tanto spazio. Allora, qui sicuramente almeno un pezzetto del fiore lo vorrei, nel senso che questo lo spessorerei, taglierei qui e mi prenderei queste foglioline, magari non neanche lo svolazzo, lo svolazzo aspetterei a tagliarlo perché so che poi mi pento, ma questo lo attaccherei. E allora metterei, potrei quasi intagliare qui. Oppure potrei stare serena e non intagliare. Qui ci potrei mettere una striscetta di verde. Guardate. Così riprende anche quello lì e usa per un po' si perde. Quindi potrebbe essere una striscetta di rosa. Sì. Su cui attaccare le varie foto. Tutte le forme. Sì, le forme sì, assolutamente sì. Se dovete fare lavori in serie, se fate lavori in serie, è sicuramente una manna. L'hai venduta per la disperazione. Io ce l'ho lì, Sara. Boh. Allora, aspettate che tagliamo questa 12, che faccio una prova. 12, no, 11 pollici. Così. E poi ne tagliamo una striscetta rosa da mettere sopra, che così crea di nuovo quel motivo verticale che mi permette di avere un bello spazio se ho tante foto. Se ne avessi meno, ovviamente non sarebbe necessario. Ma... allora, tu mi sei 3,5, quindi diciamo un 2,5. Il lama non ha ancora una collocazione perché ho tutti i mesi pieni. Mi mancano novembre e dicembre. O lo faccio uscire ex novo il lama, non lo so, ci sto pensando. Abbiate pazienza, è difficile scegliere. Così potrebbe essere una cosina così, centrata chiaramente con questo fiorellino qua. E a questo punto potrei tagliare questo e lasciarlo lì e mettere le fotine. Ciao. Così, e quindi potrei mettere una grande qui, così, la coccinella. Allora, ho quasi deciso che magari lo tagliamo così, sono indecisissima. E allora, vediamo. Salvo mettere queste due qui così e qui riempire con queste. Che se eliminassi un pezzetto di questa potrebbe stare lì, però non mi piace tanto così, farei così. E a questo punto però devo cambiare, vabbè, posso anche non cambiarlo, la mattatura potrebbe anche essere una cosina così, però così sparisce tutto. No, così, così, però non posso mettere il fiore così. Questo mi piacerebbe metterlo, potrei accorciarlo un pochino. Ok, allora forza e coraggio, così si taglia, non succede niente col GN, e lui potrebbe stare messo qui così. Quindi questo qui così e queste due qui sotto. È un po' tanto, potrei rinunciare a qualcosa, non a tai. Allora, cominciamo a dargli forma. Con le lucine di Natale intorno, magari lo faccio uscire come extra, non lo so. Effettivamente novembre e dicembre non ho ancora studiato i personaggi perché volevo qualcosa di veramente invernale e per dicembre un po' natalizio. Vediamo. Allora, sto riflettendo come tagliare questo. Quasi quasi terrei queste tre foglie qui, così da poter mettere un'altra fotina lì. Oppure potrei spostare questa qui
e mettere queste due qua così. Potrebbe, allora, se lasciassi questa, qua lo posso lasciare, ma è un po' troppo, no ragazze, guardate. Bando alle ciance, via. Tu stai lì. E qui, non guardate, è quasi fatto, finito, sta benissimo. Allora, iniziamo ad incollare qualcosa. Oppure potrei mettere le sfalsate. Adesso vedi, aperto anche questa, la coccinella devo metterla per forza. No, ci va per forza la coccinella. Potrebbe stare lì, o potrebbe stare qui. Adesso vediamo. Allora, qui un po' di spessorato. Guardate, così. Non incollo niente qui sotto, perché se voglio mettere delle foto che vadano leggermente sotto, o se voglio mettere degli abbellimenti, che magari non sarà questo il caso, ma se volessi non potrei farlo se mettessi la colla o il biadesivo su tutto. Invece con solo questa parte qui riesco a giocarmela tranquillamente. Qui così. Ok. Poi incolliamo questa striscia, questa la lascio piatta. Questa potrebbe essere più o meno qui. E no, mi sono persa tutti i commenti, sì. Chissà se tu sei dritto, ma più o meno. Allineiamoti qua. Sì, più o meno. Non dritto, potresti essere più dritto. Così, un filino più dritto. Così. Allora, se vogliamo fare questo giochino, questo lo dobbiamo incollare qua così. Gli metto un briciolo di biadesivo qui, motivo per cui non ho spessorato la striscia. L'ho messa a posto. Ho usato le righe del tavolo. A mali estremi. Così. E questa la incolliamo qui. Qui lascio svolazzante per ora. Non ho vellum, acetati e carte da rivestimento, non ci sono. Io cercherò di pubblicarveli sempre con un certo anticipo, di modo che se chi ha l'abbonamento li vuole prendere, li possa prendere prima che spediamo i kit. Potrebbe essere che mettiamo questa qui e a questo punto Sirius di qua. E a questo punto potremmo costruire una cosa così. E questa potrebbe essere qui, guardate, risolto. Così c'è anche dello spazio. Ah no, perché ho ancora queste due foto. No. Tai la mettiamo qua, bambinetta. Oppure la mettiamo qui, vicino a me. No, la mettiamo qua vicino a Sirius. E il cibo a questo punto non lo mettiamo, dai. Ok, più o meno ce l'ho fatta. E c'è anche dello spazio. Io ci terrei sempre a farvele notare queste cose, perché allora su questa mettiamo un briciolino di spessorato. Il fiore è dritto, no? Un pochino stortarello. Voilà. Ok, un pochino di biadesivo lì, dicevo, ne prendiamo due strisce. La coccinella sotto il fiore, è che qui mi piaceva lasciare bianco, che magari ci mettiamo la scritta dei My Twill Tales. Allora mettiamo al centro così. Io continuo a stapparne 6 più 2, quindi in realtà vediamo poi quelle che si riescono a mettere. Allora, mettiamo bimbinello qui, bimbinello qua. E bimbinella potrebbe essere anche qui così, oppure che scende in questo modo. Allora, su questo dobbiamo mettere un pezzettino di biadesivo lì, perché così è allo stesso inferno e la stricata. Così, guardate, facciamo unire
questi due così, e questa volendo potrebbe stare anche sotto, però se ti metto sotto qui è obbligatorio incidere, è obbligatorio proprio. Taglierino, cutter, cioè devo per forza, non posso coprire quel rametto, siete d'accordo? Spostiamo un secondo questo e incidiamo. Stringete sempre bene qui, perché questa lama è tagliente molto. Cerco di intagliare, dovrò sicuramente poi ripassare più volte. Perché questa carta è molto spessa. Ok, vediamo. Allora, ci faranno un girone con l'aggiungiordine. L'uomo del sito non mi credeva quando gliel'ho chiesto, si è assolutamente dovuto ricredere. Allora, cerchiamo di... Adesso con le mie carte è sempre un po' impegnativo, perché essendo tanto spesse, poi questa è una puntina veramente sottile. Ok, a noi basta anche poco, eh. Mi basta che tu faccia questo, di modo che quando io ti metto la fotina qua, tu mi faccia questo. Print and cut, more or less. Chiudiamo quest'arma impropria, mettiamo un pezzettino di spessorato qui. E facciamo questo. Qui mettiamo un puntino di colla e lo teniamo un secondo. Photo Journal, chissà qual è, Natasha. È un prodotto che hai visto comparire tra le novità? Perché potrebbe essere qualcosa che abbiamo tirato fuori adesso dall'inventario. Guarda che questo potremmo spostarlo e metterlo qui, se proprio non volessimo farcelo mancare, per dire. Adesso non sto incollando nulla. Allora, incolliamo le foto qui, dato che qui questo spessorato, questa la incollo piatta. Aspetta che lo prendo e ti faccio vedere se è quello che penso che possa essere. Ah, magari se metto un pochino di biadesivo qui, visto che lì c'è lo spessore. Scusate, non pensavo più che da questa parte avrebbe avuto poco sostegno. Così. E lo mettiamo qua così. Ok, aspetta che vado a vedere il photo journal. Aspetta. Non è questo, vero? Un paio di minuti di ritardo, come le vedo io? Non è questo qui, vero? Adesso poi ragiono su quale potrebbe essere. Allora, il rametto adesso non l'ho incollato, quindi poi vedo se metterlo o meno. Allora, incolliamo queste. Quindi con un pochino di biadesivo da un lato, perché... Voilà, lo mettiamo qui così. Le foglie di qua non sono le sue, non è il suo proseguo. Il suo proseguo non l'abbiamo ancora tagliato, e se lo metto così non entra nel page protector.
Iniziamo a spedire marzo-aprile, potete andare a vedere nella pagina che c'è nel menu dei Metal Taste aggiornamenti, l'ho indicato lì, ve lo indicherò sempre lì così evitiamo le mail che non arrivano. Iniziamo dal 14, ci hanno portato ieri le carte, quindi adesso in questa settimana prepariamo i 500 abbonamenti e poi iniziamo a spedirli da lunedì. Altra colla qui, un pezzettino di biadesivo. Non ho capito che cosa. Un timbro per il journaling. Perché no? Vediamo. Ho in mente talmente tante cose da fare che probabilmente secondo me a un certo punto mi maledirete. Però vabbè, io ci provo. Allora, tu potresti anche stare qui in realtà, nascosta qui sotto. È carinissima qua. E quindi qui potremmo rifar tornare in gioco il polpo sulla purè di zucca. Oppure no, oppure qui ci possiamo mettere un'altra cosa. Questa non la incollo ancora, allora devo ancora incollare questa. O qui ho messo tie. Tac. E questa la mettiamo un po' più in alto, qui così. Ok, allora. Questo non ho ancora deciso se metterlo o meno. Intanto abbiamo questa parte qui. Allora, marzo-aprile ve li mostro in settimana quando abbiamo fatto gli esempi. Allora, fatemi fare una cosa. Ah, io avevo dato una stampa che ovviamente non è uscita. Aspettate. Ok. All'interno della striscia dei ritagliabili, come abbiamo fatto per gennaio, ci sono gli elementi per comporre questo, che è un piccolo cluster di abbellimenti, un piccolo insieme di abbellimenti. Adesso montiamo quello di febbraio insieme. Così. Questi li devo ancora tagliare. Questo qua, il quadrato. E mi serve il bannerino. Allora, lo monto insieme, potrebbe stare in quell'angolo lì dove ho dello spazio. Allora, la base che avrei potuto rifilare molto meglio, ma vabbè, pazienza. Questo qui è il quadratino bianco, che in realtà non ho voluto fare già bianco all'interno del quadrato stesso, perché ho pensato che magari qualcuno quel quadrato avrebbe voluto usarlo in un altro modo, e quindi farlo già come se fosse una cornice era molto vincolante. No, tu non c'entri però, neanche tu. Allora, abbiamo questo, che spessore. Spessoro un pochino, che mi sa che dovrò tagliare un pezzetto di questa, perché secondo me è più stretta. Infatti prendiamo un paio di forbici che ci consentano di fare questa cosa senza, non uso le striscette di Taylor perché sono troppo spesse. In realtà vorrei una, voilà, uno strato un pochino più basso dei 3 mm. Questo deve essere un 2 e va benissimo. Allora, questo lo incolliamo qui così. Poi abbiamo questa che ancora non metto perché potrei timbrarci qualcosa sopra, che sarà da mettere qui così. Poi c'è questo elementino qui e le foglioline. Ok, questi qui sono i cerchi. E ci hai aggiunto roba, brava! Questi qui sono i semicerchi e allora, se non sbaglio, un pollice e tre quarti, no, un pollice e mezzo. Aspettate che lo prendo. Potete tagliarli a mano o con un qualsiasi punch che vi tagli un punch e mezzo. O forse un punch, cioè un punch e un quarto. Aspettate che me ne dimentico. Un quarto forse, perché questo è troppo grande. Aspettate che ho punch sparsi ovunque adesso. No, dovrebbe essere 1 1/4. Scusate, lo cerco subito. Non sono fortunata, ovviamente, e quindi non lo trovo. Ma siamo seri? Tagliamolo con queste, va bene lo stesso.
No, però, perché sei molto... No, è da 1 1/4 sicuramente. E adesso non me lo trovo il punch. È nero così. Aspettate un secondo che faccio ancora un tentativo di qua. Quello da 1 è ovviamente troppo piccolo, e quello da 1 1/4, ma adesso non lo trovo. L'hai messo via tu? Vabbè, adesso lo tagliamo. Che tagli i cucciolini. È nero così come questi. Vabbè, guardate. In fretta, eh. Fatto, perché questo si potrebbe infilare anche qui dietro così, no, per dare un tocco in più di colore. Allora, qui io vorrei timbrare qualcosa prima di esatto, Paola, vedo che hai capito, prima di assemblarlo così che poi sia pronto. Allora, io avevo qui i miei timbrini qua e scegliamo una frasetta. Sì, perché se mi mettete in ordine io non trovo più niente. Cioè, non so se capita anche a voi, però... Allora, io adesso ho deciso che quest'anno mi disinteresso completamente del fatto che siano o tutti in inglese o tutti in italiano. Timbro quello che mi piace. Prendiamo questo, prendiamo il nostro VersaFine e vediamo che cosa ci può stare. Libero il cuore ad ogni limite, mi sembra perfetto. Sono abbastanza certa, non me lo ricordo più, ma sono abbastanza certa che sia il punch da 1 1/4, e sono anche abbastanza certa lo scorso mese di averlo usato. Devo fare le mie scrap rooms. Mi serve una casa prima, Tiziana. Sai di qualcuno che affitta Riccione da cui potrei prendere una casa? Così, chiedo per un'amica. Allora, prendiamo anche una salviettina. E mettiamo via questo prima di perderlo. Il mio caos è il mio ormai vero, perché se mi sposti le cose non trovo niente, è il disastro. Allora, adesso posso incollare, in realtà questo lo metterei perché non mi dispiace. Se sporge troppo semplicemente lo tagliamo, oppure possiamo forzare un pochino sotto il biadesivo. Io farò così, gli mettiamo uno zinzinello di colla. Ok, poi questo, vedete che poi viene anche, è carino che sbuchi da lì. Questo qui lo incastriamo qui sotto così, e le foglie le mettiamo qui nascoste qui dietro. Ups. E magari diamo anche alla colla il tempo di incollarsi, il tempo alla colla di collare. Teniamo un attimo fermo, poi ci mettiamo magari un enamelino così, guardate, anche solo uno lì basta. Inibi, ti tolgo la funzione. Mi stai chiedendo un intervento terapeutico importante. Allora, questo abbellimento qui lo potete usare ovviamente dove volete. Io vedo, guardate, qui non ci sta neanche male. Io lo metterei qui, un pochino sopra la mia foto, così fa parte del tutto. Ci sono sempre anche i ponti, sì. Colla, noi metteremo la colla qui, perché è il posto dove farà... Magari potrei anche mettergli un briciolino di biadesivo a uno dei due lati, che così gli dà un pochino di sostegno in più, se no è un pochino appeso. E glielo metto da questa parte che ha più peso proprio fisico. E qua questo avanzato lo mettiamo di qua. E lo posizioniamo qua. Mi piace. Ora, prima che io mi faccia prendere dalla piccinitudine, mettiamo i timbri. Il timbro del mese, il timbro con la data,
E poi passo a mettere gli abbellimenti e i timbrini che mi vanno a delimitare, che mi vanno a fare da stickerini sulle foto. Lì dove, esatto, esattamente. Allora, qui mi era rimasto su questa pagina questo pezzettino qui, che adesso ritaglio e metto lì, che così completa il disegno. Lascio quel bordo lì dritto. Anche se potrei tagliarlo, che forse è più bellino. Sì, 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 lo faccio. Adesso la tagliamo magari, Ma sì, dai, lo ritagliamo a filo anche di qua, che è più bellino. Perché sarebbe il suo completamento così. Potrei anche mettere due quadratini di spessorato, in realtà. Se avessi quello sottile qua. Uno qui e uno qui. Questo è spessino in realtà, però. Mettiamo un puntino di colla. Questo biadesivo qua ce l'ho aperto da un sacco di tempo, quindi non sono sicurissima che regga. E allora li affianchiamo bene. Ok, così taglio la col sì, Elisa, vero? Cioè proprio libera, libera, che ne abbiamo proprio bisogno. Bevo un goccio di tè. Ok, l'altra metà di cuore. L'altra metà di cuore, non abbiamo lo spazio per metterla, fanciulli. Ne facciamo a meno. Potrei quasi ritagliare questo robino qui, ma li dobbiamo timbrare prima. Moment. Allora, e poi ci sono una serie di appiccichini da mettere. Questo è un bel ramage. Ma magari lo usiamo nel pannellino. Ti fa impazzire in positivo o in negativo? Perché a me per esempio piace molto, però sono una di quelle che con alcuni rumori particolari impazzisce non bene. Potrebbe essere messo di qua, potrebbe essere messo qui sotto. Io lo metterei nel pannellino, per ora lo tengo lì. Prendiamo di nuovo il mio blocchetto di acrilico. Il timbro del mese. E userò quello in inglese. Impara ad amare sempre follemente quello in italiano. E learn how to love foolishly. E quello in English. Allora, lo metto dritto di qua. E lo timbrerei qui. Oppure lo timbrerei. Adesso sono indecisa su dove potrei anche... No, questo non c'entra qui. Lo metterei qua. È una posizione un po' difficile in cui timbrare, in effetti forse mi converrebbe metterlo qua. Lì volevo mettere delle decorazioni. Mettiamolo qui. Inchiostro. Se poi non timbro bene, coprirò con degli abbellimenti. Inchiostriamo bene. Questa è una scritta un po' brushed, quindi non sarà comunque totalmente piena, perché è proprio così il font. Ha una lineetta di punto luce, diciamo, di brushed. Infatti lì non era proprio così brushed, però va bene anche così. Salviettane. Non era quello, vero, l'album? Sto pensando quale potrebbe essere. Se mi mandi il link... magari domani mattina lo cerco e lo faccio vedere prima del live o durante il live, adesso vediamo. Ok, prima di fare gli altri piccoli sentiment, mi prendo il timbro con la data e la scritta di Michael Tails che avevo messo qua. Vi giuro che l'ho tirato fuori e devo anche averlo rimesso qui dentro. Allora, questo non mi serve più. No, non era quello, vero? Mandami il link, che domani lo cerchiamo. Domani mattina lo cerco e te lo faccio vedere nel live. Aspettate che metto via un po' di cose, perché mi sono persa la bustina con il timbro di gennaio e i mesi. Ma vi giuro che l'ho tirata fuori. Vabbè, il righello che aiuto non è molto importante.
Vediamo un po'. Non posso averlo rimesso qua dentro. Ah sì, l'ho rimesso qua dentro. Vabbè. Non sono abituata a tenerlo così in ordine. Allora, prendiamo dal 6 di gennaio la scritta dei Metal Tales. Questo lo timbrerei nell'angolo qua in alto, oppure potrei anche timbrarlo di qua. Se fossi stata sufficientemente intelligente l'avrei messo qui, ma io posso ancora staccarti un attimo. Lo metto lì. È un po' sfidante provare a timbrare lì, ma... Ok, allora inchiostriamo. Photojournal 8x5, spero di recuperarlo dai commenti, me lo mandi anche su Messenger che così lo vedo se non dovessi vederlo qua. Allora, non so se verrà bene, sì, dai, tutto sommato sì. Ok, e questo è fatto. Chi ti ha mandato una foto inquietante? Mi perdo. Così, e gennaio è a posto. Adesso dobbiamo trovare il posto per il mese. Considerato che qui ci andrà questo... No, non sei tu. Questo. Così potrei in realtà... metterlo lì di lato. Adesso vediamo, tiro fuori. È il 2021. E come mai avevo questo? Perché ce li ho tutti e due? Perché sono una cretina. E adesso rimane così. No, adesso tagliamo una striscetta di carta per coprire sto scempio. Ma non ci posso credere, la storditudine proprio. Allora, il timbro del 2021 adesso lo metto via, che non lo so, l'ho visto. Mamma mia, no, 2022, sono disorientata nello spazio e anche nel tempo, come potete vedere. Prendiamo una striscetta di carta, prendiamo il timbro giusto. Non tengo parole. Facciamo un bannerino, era esattamente ciò che avevo in mente, in effetti. Ma perché li ho tenuti insieme questi timbri? Fatemi capire. Rifacciamo. Non è successo niente. Cioè, a parte aver dato prova della sorditaggine, ma insomma, su questo. 22, 2022. Sarà che un anno talmente di M che ho cercato di più uno. Che ho cercato di rimuoverlo dalla mia testa. Potrebbe essere una giustificazione un po' troppo terapeutica, ma vabbè. Allora, adesso facciamo il bannerino, non vi preoccupate, è tutto a posto, non è successo niente, niente di rimediabile, a parte la sorditaggine che mi pervade, però, insomma, se correggo a penna viene una schifezza. No, no, ma è tutto a posto, non è successo niente. Avrei tanto voluto che fosse ancora il 2021? No, però non ci sarebbe stata la guerra, quantomeno. Vabbè. Allora, rifacciamo. Con calma, prendiamo una taglierina. Non è successo assolutissimamente niente. Adesso tagliamo. Niente, a parte il fatto che io sono super stordita, ma su questo non ci possiamo fare niente. Niente. A questo punto, no, facciamo la dritta che vada da lì in su. Proviamo a tagliare qua così, fatemi vedere. Ah, non ancora il 2020, li ho messi insieme, che tenerezza. Allora. Dunque, se io ti metto qua così, quasi non si vede, se non fosse per questa robina qui, ma lì ci mettiamo un enamel. Tu andrai qua così. Sì, dai, tutto sommato. Va bene. Incolliamo. Non c'è segno e carta, ragazze, se mi sto a preoccupare per questo, it's the end. Si può rimediare.
alla storditaggine che no, però allora mettiamo uno zinzinello di colla qui, perché vedete questo ce l'ha. Ah, questo non l'ho neanche spellicolato, come potevo pensare che attaccasse? Questi qui ce li ho aperti da una vita, non... Vediamo se combaciano. Yes. Ok, lì ci mettiamo un enamelino, un qualcosa, una paillette e va tutto bene. Riavvolgiamo e andiamo a prendere i mesi adesso. Adesso è veramente il momento dei mesi. Sì, vediamo se riesco a prendere l'anno giusto. Quasi quasi non lo metto. Allora, niente, Nadia col GN. Allora, febbraio, mi confermate che è febbraio? Sì? No, mo chiedo per un'amica. February. 22, 2 Clelia, 2, 2, 2, 22. Quest'anno sono 10 anni dalla laurea, 20 anni dalla laurea, 20 anni, vabbè, come sia possibile, non si sa. Ok. Fatto. Allora, decidiamo dove mettere questa scritta e potrebbe in realtà anche essere qui sotto, molto semplicemente. Guardate, l'anno prossimo faccio un puffy. In tutti i mesi in cui c'è scritto febbraio, cioè in cui c'è scritto 2022. Ok, e questo l'abbiamo fatto e via febbraio, grazie mamma. Allora chiudiamo questo, mettiamo via questi due e poi ci facciamo le timbrate dei mini sentiment che mi serviranno per decorare le foto, un paio. In realtà qualcuno potrei anche azzardare a timbrarlo direttamente qui. Compie 21 anni la tua bimba, che meraviglia, tanti auguri. Allora, così. Oppure potrei fare un puffy, cioè un puffy con 12 My 12 Tales Dell. Vediamo. Allora, questo adesso lo metto nella bustina. Opla. Con il timbro di gennaio 2022, così, e lo mettiamo qua per il prossimo mese. Allora prendiamo invece il timbro di febbraio e decidiamo se e cosa stampare in giro. In realtà ho più spazio, quindi potrei anche decidere di timbrare direttamente qui, che potrebbe essere Be Foolish That Will Feed Your Soul. Sciocco, questo nutrirà la tua anima, che in italiano non si può sentire, senza sé, senza ma. Alcuni non, un pizzico di follia fa bene l'anima, l'ho tradotto così perché poi a volte quando li penso in inglese quasi sempre trovare una giusta traduzione in italiano è complicatissimo. I due Versafine che trovo sul sì, il Versa, l'Onyx Black è questo qua. I Versafine Claire hanno una resa di timbrata ancora più fine. Ma anche questo è una bellissima resa, sembrano quasi stampati e sono una gamma di colori più ristretti per timbrare le scritte come i sentiment, così va benissimo questo qui nero. Dei Claire c'è il grigio che è meraviglioso, anche il blu è molto bello, anche il Twilight. Adesso in realtà forse qualcuno mi manca, però se posso, dovrebbe essere facile, diciamo, farlo entrare. Timbri, lo so che il timbro, però vedi come sono stordita. It will always feel right. Ti sembrerà sempre giusto. In italiano perde veramente proprio un po' di senso, però. Così. E lo mettiamo qua, prima o poi riuscirò anche a iniziare il mio progetto di Midori, boh, quando va tutto storto. Allora, vediamo ancora un altro che potrebbe essere Il tuo cuore sa dove portarti, Your heart knows where to lead you. A volte alcuni non sono traducibili, a volte ci rinuncio, li stravolgo completamente come significato e purtroppo lo mettiamo qua. Ne farei ancora uno come bannerino, stickerino, anche se in realtà stanno già bene così, forse non ne metterei. E questa ora chi è? Chi?
arrivato un amico, c'è qualcuno da bannare. Oh, mamma mia. Chi è che me la banna questa metra spirituelle? Ma ti prego, non è veramente il momento. Puoi scegliere altri gruppi, stai serena, dove ti accoglieranno meglio, forse, chi lo sa, lo spam non è gradito da nessuna parte. Segnalato, grazie. Poi cercherò di bloccarla. Allora, ok, adesso direi che possiamo appiccicare. Ci mancava la guru della massima, non è proprio giornata, vorrei dirti. Spam in corso, sì, ho visto. Allora, questo lo te. Brava Nadia, brava, grazie. Allora, adesso direi che si può anche pensare di appiccicare. Abbiamo un sacco di appiccichini qua. Gli enamel, questi in realtà. Allora, dei ritagliabili io ho qua anche le tesserine del Project Life che sono più grandine, ovviamente qui non ci stanno. Adesso poi facciamo anche la paginetta del pannellino. Questi sono tutti un po' troppo grandi. Stavo guardando questo, ma mi è troppo grande. Questi li ho pensati per un altro tipo di progetti, quindi manteniamoli lì. Allora, prendiamoci le paillettes, questi li tengo qua. Mi prendo solo un sacchettino, cioè un ciotolino dove mettere i die cut. Aspettate. Tanto poi li metteremo tutti insieme. Allora, questi sono i pacchi. Questi posso anche non aprirli. Qui ci sono quelli avanzati dall'altro kit. Mamma mia. Non so, io quando dovevo far crescere la mia pagina non andavo in giro su altri gruppi a spammare così. E comunque non funziona. Ti fai bloccare ovunque, che senso ha? Boh, vabbè. Non che mi interessi come ragionano, però. Ha segnalato tutto bene. Sono virus, lo so. Allora, iniziamo a mettere qualche appiccichino. Dunque, sicuramente vorrei qualcosina qua così, che magari mi parte. No, proprio sulla faccia di Sirius così. No, no, non mi piace. Magari potrebbe essere questo che scende giù così. Così, sì, così mi piace già di più. E lì ci mettiamo un cuoricino. Così. Poi così una clippina. La mettiamo qua dietro. Questa potrei farla uscire un pochino da qua. Vorrei due lamellini. Così. Anche un bannerino metterei. No, metterei poi un. No, metto poi un tab. Allora, i bannerini ce li ho qua perché sono per lo più neri tagliabili. Metterei questo con qualche. Magari ne mettiamo due vicini con una decorazioncina con un abbellimentino. Adesso vediamo che cosa potrebbe essere. Potrebbe essere una cosa così. Troppo grande questo. Potrei tagliarlo, però magari di qui ne prendiamo un secondo un pochino più neutro. Vediamo un po', potrebbe essere lui o vediamo. Beh, anche questo qua in realtà. Se riesco a prenderlo, ok, vediamo. Ne tagliamo un pezzettino, non sentirà male, tranquille. Lo incollo. Lo incollo così e mettiamo. E questo qui sotto.
così e poi magari ci mettiamo una pagliettina, magari se l'apriamo dal verso giusto. Allora, le pagliette in questo set ce ne sono tante trasparenti, eccole qua, che vanno bene un pochino dappertutto. Ci sono quelle verdi, ce n'è qualcuna rosa e ci sono i jewels, che sono questi brillocchi rosa che possiamo mettere per esempio al centro di questa paillette qua. Adesso ci metterà un pochino ad incollarsi perché è pesante. Mettiamo ancora qualcosina qua. Guardate, con quello verde adesso si asciugherà la colla, però è molto bello. È perso per putare, eh? What? Io ho perso completamente. Di cosa siamo finite a parlare esattamente? Un pezzettino di questa che scende giù così? No, perché abbiamo già quello lì bello così. Un tab che esce fuori di qua o fuori di là, così. Di coprire sotto febbraio. Sì, adesso ci metto qualcosa, hai ragione, me ne ero perso, ovviamente. Allora, potremmo mettere... Vediamo. No, io ci metterei 3 enamel. Perfetto. Cioè, proprio l'arte del tacun. Potere del tacun, vieni a me. E chi lo direbbe mai che mi sono... C'era una schifezzuola. Mettiamo qualche brillocchino anche qui. Come al solito, alla fine non uso quasi mai washi. L'altra volta l'ho usato, però sono stata super brava. Qua, ti ho messa al contrario, mannaggia. Così, è un brillocchino. Dove sei? Qua. Oh, mi si è rotta, guardate, succede, mi è caduta. Adesso le cambio, le ho praticamente tutte rotte, le punte della nonna per due. Cambiamola per... Ho rotto la rosa, la gialla e adesso anche la blu. Tutto a posto, perché quando mi cadono le cose... La blu è ancora intera. Quindi prendiamo il brillocco e lo mettiamo qua. Così. Non lo sa nessuno, no? Infatti, a parte voi, va tutto bene. Allora, questi fiori così grandi, io avendo messo un sacco di foto, non starei a inserirli perché diventano un po' troppo pesanti. Anche qui sotto non ha nessun senso, abbiamo già messo questo che è molto ricco e in più comunque questo layout ha dei fiori molto grandi e ha degli assembramenti di abbellimenti piuttosto importanti, quindi li lascerei così. Adesso chiudo un secondo questa e ci tagliamo il pannellino anche sulle foglie. Danno quei tocchi di luce, ci starebbero molto bene anche le semisfere, quelle argentate, le semitrasparenti, stanno bene dappertutto, quindi le possiamo mettere in serenità proprio. Allora, ecco, lo sapevo, le lasciate fuori, scaravoltato fuori. Non è particolarmente clean and simple, però c'è del bianco, cioè sto migliorando. Non è vero? Allora, aspettate che ho messo tutte le pagliette appiccicate alle mani. Very nice. Ok, Chiara mi ha girato la foto di Natasha, perfetto, così posso poi cercarla. Allora, tagliamo il pannellino. Dovrei avere qui un avanzo. Allora, questi intanto me li posso mettere, ma... Anche qua li posso usare, che sono nuovi. Allora, dovrei avere qui un avanzo di carta della mia, dovrebbe andare benissimo. Ok, allora intanto questi poi li riverso tutti qua in uno solo.
Il washi secondo me ce l'ho già aperto, ma potremmo anche usarlo adesso in realtà, i washi. Se lo trovassi, vabbè, adesso vediamo. Allora, così, così, e tagliamo il pannellino. Ho visto che avete già fatto meraviglie con questa collezione qua. Allora, il pannellino è 4 meno una tacca. Queste misure super. E 3 meno una tacca. Eccolo qua. Le misure quelle scientifiche, no? Allora, il pannellino di gennaio della penna con il coordinata con i nuovi midori, ma si potrebbe cercare, datemi il tempo, potrebbe, sì, potremmo cercarlo. Allora, il pannellino di gennaio è questo, adesso lo tiro fuori così poi li affianchiamo. Voilà. Allora, sposto solo un secondo i layout, così non corro il rischio di fare pacciocchi. Io vorrei usare un pezzetto della carta legno, che mi sembra potrebbe essere, guardate, se lo tagliamo così potrebbe essere, voilà, perfetto. Quanto avrà? Dimmi quanto sei, quanto mi sei esattamente? 9 centimetri, 3,5 e qualcosa, e quindi diventerà 2,5 e qualcosa di qua. Così, un po' a caso, ragazze. Così. E vediamo come comporla. Raccoglite della misura 8,5 per 11. Mi sembra che ci sia ancora qualcosa. Hai guardato nei raccoglitori? Allora, abbiamo avanzato te. Le tesserine, vabbè, ma le tesserine mi piacerebbe pensare di usarle per qualcos'altro. Abbiamo un sacco di die cut, di carte, abbiamo sia un pezzetto di quella rosa che un pezzetto di quella, dei due rosa, fondamentalmente, oltre, vabbè, a del bianco, ma vediamo che cosa abbiamo avanzato come carte. Come carte in realtà non abbiamo avanzato molto. Questo qui è una striscia che avevo tenuto, ma adesso la butto, vi giuro. Ok, sinceratami di non avere null'altro. Ah, perché avevo fatto questa cosa qui del bannerino col mese. Potrei rifare la stessa cosa, cioè potrei tenere questa cosa del mese. A questo punto prendo un bel abbellimento che potrebbe essere questo. Gli darei un po' uno stacco con una striscetta. Il verde l'ho usato tutto, non devo usare nient'altro. Possiamo usare questo rosa un po' più scuro oppure un bianco. Se io gli mettessi una striscetta bianca anche spessa così, questo qui, potrei cercare qualcosa di verde. Fatemi vedere qui. Vabbè, potrei giocare con qualche contrasto con questi verdi qui. Allora, tagliamo intanto questa striscetta. Il 9x12, Tiziana, ti faccio ridere, mi hanno approvato come rivenditore, ma non mi appaiono i prezzi e non riesco a mettere i pezzi nel carrello. Appena me la risolvono, io volentieri proverei ad ordinare, però ho già scritto 3 mail e non mi hanno ancora risposto. Vabbè, la sfilo anche un pochino e potrebbe essere una cosa così, su cui mettere gli abbellimenti. A questo punto magari cercherei anche più verde, tipo questo, che è bello bello scuro, e poi potrebbe anche essere una cosa così, ma forse un po' troppo grande. Fatemi vedere se trovo qualcosa di più piccino. Potrebbe essere, a questo punto, visto che saranno di fianco, potrei in realtà giocare dall'altro lato, oppure ho il banner col bordo verde ma è tanto grande. Questo potrei metterlo qui così e tagliarlo. Sì, potrei fare così e mi risolve quella parte lì, e poi metto una parte di... Allora, tagliamo questo a lo devo tagliare così perché poi dovranno essere affiancati, quindi non posso lasciarlo che sporga più di tanto. Possiamo fare un paio di millimetri, vediamo.
Con le, sì, allora incolliamo intanto, pezzo alla volta. 2022, adesso me lo ripeto. Così. Più o meno al centro, mettiamo questo, possiamo giocarci un pochino di... nella lingua comune, nel volgo comune. Mettiamo una striscetta di spessorato. Così. E lo mettiamo, che sono una cretina perché magari qui potremmo voler timbrare. Aspettiamo un secondo a mettere la striscia di spessorato, scusate. Scegliamo che cosa metterci come elemento decorativo. Ah, che sarebbe stato bellissimo questo, che è bello scuro. Ma vediamo se qui ho... Allora, ho questo che mi piace molto come scuro, ci riprende un po'. Non sarebbe neanche male farlo così in realtà. Però questo è palesemente al contrario, avrei dovuto prenderlo dall'altro lato. Non mi dispiace neanche quello, eh. Un elemento così, un po' questo magari sopra, non è neanche malvagio così. Qui ci mettiamo un abbellimentino, è carino anche così per farlo un pochino diverso. Questi qua potrei usarli tutti e due. Allora, in quelli nuovi questi hanno una forma leggermente diversa, nel senso che ho fatto togliere l'ombra che gli dava uno scontorno un po' più grande. Prendiamo tutti e due i grigi e li ritaglio. Facciamo una prova. Potrebbe essere. Vediamo come stanno. Non sto incollando nulla, quindi potrebbe essere una cosa così qua. Qui non c'è nulla di incollato, eh? Guardate, lo rifilo proprio un pochino di più. Sembrava tanto carino dargli tridimensionalità con l'ombra, ma poi nei die cut non è venuto benissimo. Anzi, potremmo fare così per non disturbare quest'angoletto qua, così. Questo spostato un briciolino in qua, così lì ci mettiamo un filo di spessore. Adesso troviamo un piccolo sentiment, due abbellimenti e siamo a posto. Il sentiment potrei... Qui ho un'etichettina, questa è un po' grandina, potrei timbrarlo qui sopra, ma ne sto cercando un'altra, aspettate, perché ce n'è una come quella che abbiamo usato nel piccolo cluster, che tu potresti stare qui, teniamoli qua, eccola qua, non ci sta grande, non ci sta, grandi cose, però potrei scrivere Feb 2022 e metterlo magari qua, adesso vediamo, proviamo. Quindi devo riprendere il timbro dei mesi. Che ho messo qui, vi giuro, è qua. Eccolo qua, magari poi ci metto un'etichettina qua sopra. Allora, questo è il suo verso. Perché altrimenti potrei, ma no, perché banner su banner... Allora, se non mi piace poi l'effetto qui... Lo facciamo su un pezzettino di carta bianca che poi tagliamo qui al bannerino come abbiamo fatto per il primo. Allora, 2022 innanzitutto, e lo posiamo qua. Potrei mettere February, l'ho messo tutto intero, non so se ci sta, vediamo. Potrei fare una cosa così, February 2022. Ci sta, proviamo se poi non ci piace. Allora, la carta dei die cut è un pochino patinata, quindi quando, se ci timbrate sopra, fate attenzione che sia ben fermo, quindi non fate come sto facendo io, mettetelo sulla platform o tenetelo fermo con un pezzettino di washi, perché se si sposta la timbrata non verrà bene. E poi va lasciato asciugare un pochino, perché è una carta patinata. È venuto tutto sommato bene, puliamo. I Midori di quest'anno sì, non ho ancora mai fatto in tempo a farlo una volta, ma vi giuro che è nei miei pensieri e che quest'anno
è ancora peggio degli anni precedenti e quindi vabbè, passerà, tutto passa. 2021. Allora, vediamo se ci piace e poi possiamo incollarlo, quello sarà il nostro pannellino di febbraio. È facile lo scivolo, lo so, però adesso ho un ostacolo davanti alla platform e non riuscivo a prenderla agevolmente senza smontare tutto e allora ho fatto così. Ok, allora facciamo un po' due prove, iniziamo ad incollare questa qua così. Questa qui qua così, poi questo bannerino che esce fuori così, che alla fine mi piace di più dell'altro, lo facciamo uscire da qua, dal bordo della, che abbiamo fatto, e proviamo a posizionare questi due. Vorrei che si vedesse un pochino che c'è la codina, quindi potrei quasi nasconderlo qua così e questo così spessorato. Sì, allora questo è nascosto dietro il banner, quindi un filino di colla qui così, questo qua così, questo gli mettiamo un filino di spessorato. Sarà il caso che io mi faccia il mio spessorato perché ne uso una quantità indegna. Eh sì, qua copriamo così per forza. Voi mi dite che hai coperto tutto il fiore, hai ragione, avete ragione, proviamo così, copriamo solo l'ultimo. Ok. Ok, adesso metterei una, farei la stessa cosa con un enamel lì, qua così, e uno verdino piccino, ma facciamo così, ne mettiamo tre, così, e qui possiamo mettere un paio di pagliettine trasparenti, come la vedete, questi ce li teniamo tutti, le pagliettine sono qua. Guardate, le mettiamo una qui, un po' nascoste, cercherò di infilarle un pochino sotto, di modo che diano un pochino di luce, ma che non siano troppo prepotenti. Ok, e qui ci mettiamo un jewel. Come la vedete? Ci sta questa carta qua con il legno, ci è piaciuta tantissimo, l'abbiamo già dovuta far ristampare due volte, quindi direi che è piaciuta assai. Adesso giuro che sostituisco le punte della mia nonna perduna, adesso metto via tutto, abbiamo finito, mettiamo via i pappi avanzati, le tesserine avanzate, così vi faccio rivedere. Questi li pieghiamo un attimo qua e qua per metterli dentro la bustina. Avrei potuto prendere quella della 5, ma questi li teniamo qui sempre per il nostro Midori, prima o poi riuscirò a metterci le manine. Così questa carta avanzata la metto tra gli avanzi qua, metto gli acrilico, mettiamo via questo. Allora, domani penso che proverò a fare un piccolo mini. Avevo con i quaderni all'interno, non ho capito di cosa state parlando, ma vi state parlando tra di voi, quindi va bene. Subito dopo il corso. Ma allora, il corso è il 31 di marzo, Elisa, e che è un giovedì. La domenica ve le presento. Potrei anche già metterlo online il venerdì, ma preferirei farlo la domenica. Abbiamo sempre presentato le collezioni la domenica e ci ha portato bene. Quindi sto cominciando a diventare scaramantica. Da personal trainer. Brava, mandaci una foto del peloso.
Allora, mettiamo via questo qui, questa qua è carta avanzata, questa bustina decideremo poi che cosa farci con le bustine di quest'anno. Domani in realtà vorrei fare un mini, potrei anche convertirlo in Midori in realtà. Volevo usare la tag Polaroid e le carte dell'Ucraina. Tante card, c'è Rosita che ha fatto un milione di card così, come pannellini, tantissime ce le ha anche mandate, sono stupende. Era in realtà tra i miei piani prendere gli avanzi, e ce li ho ancora tutti qui, della lavorazione del quaderno del December Daily e di farci tanti pannellini. Come tanti dei miei piani si è un pochino arenato. Oh, tu sei avanzato. Lo teniamo qua. Diciamo che non mi è avanzata quasi carta facendone due e sono molto contenta. Così. Questo è il mio febbraio che sto smontando. Pensavo ad un mini, avevo in mente un modo di rilegare, adesso vediamo. Insomma, allora questo tipo ve lo posso mettere per far sì che sia inquadrato. Qua così. Ok, questo è il mio febbraio. C'è del bianco, non è clean and simple, però c'è del bianco. Cioè, vorrei che fosse messo gli atti che sto migliorando. Questa roba qua quasi non si vede perché l'ombra di questo coso nasconde il tacun che ho dovuto fare perché ho sbagliato l'anno. E mi balla quasi un po' l'occhio a dirvelo. Vabbè, tutto a posto. Tutto a posto. C'è del bianco, c'è metà del cuore che, come ha scritto qualcuno che l'aveva usato, un po' si copre. Effettivamente ci ho messo sopra la foto, le due foto, e quasi non si vede, però insomma fa parte della decorazione della carta. Avrei forse potuto lasciarlo, però poi questo pezzo qui sarebbe stato troppo coprirlo così. C'è del bianco, is the new black, esatto. Vabbè. Avevamo fatto un mini con Mariella con le buste dello scorso anno. Io non avevo fatto in tempo a farci niente, tanto per cambiare. Arriverà il momento in cui avrò elfi sufficienti affinché io possa gestirmi tutti i progetti dei live che vorrei fare. Adesso sto mettendo insieme un ordine della Pink Fresh Studio con tutta una serie di fustelle con cui mi piacerebbe fare un sacco di cose. Chissà se avrò il tempo di farlo. Boh, vabbè, lo scopriremo più avanti. Adesso per domani cerco di capire bene che cosa usare e cosa fare, ma ci vediamo domani mattina verso le 9:15. Oggi ho fatto un po' di ordini, non vi spaventate se non vedete la lavorazione dell'ordine oggi. A un certo punto ho smesso perché ce n'erano un'ottantina, ne ho lasciato una decina quando ho smesso, adesso ne sono ovviamente arrivati altri. Si vede il bianco, sì. Se voleste ancora abbonarvi al nostro progetto dei Metal Taste, potete ancora farlo. L'ordine che fate adesso abbonandovi al prodotto si configura come l'ordine per aprile. Quindi bisogna recuperare almeno marzo, che è il kit con cui vengono spediti in coppia. Se voleste recuperare anche gennaio e febbraio, possiamo ancora metterli insieme, però ce le dovete, chissà se ne avanzeranno per me, chi lo sa. Se voleste recuperare ancora gennaio e febbraio, ce lo scrivete nelle note e io vi creo poi l'ordine e ve lo mettiamo insieme. È ancora possibile recuperare i kit da gennaio, perché abbiamo ancora in casa abbastanza materiale, insomma, per ora non è sicuramente un problema. Il cluster di febbraio è questo qua. Il quadrato grigio che vedi qui sotto l'ho appiccicato, chiaramente l'ho fatto e l'ho incollato, cioè no, dovevo usarlo forse per altro. Va bene, se ne prenderò un altro. Ci vediamo domani, buona serata, ciao ciao ciao.